Commentiamo il Vangelo del sabato della seconda settimana di Quaresima. Stavolta ci aiuta il Vangelo di Marco, al capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 5. Anche qui siamo di sabato. Diciamo, noi siamo nella liturgia del sabato, ma anche nel Vangelo siamo di sabato. E Gesù insegna nella sinagoga come faceva spesso. E qui che cosa abbiamo? Che molti si meravigliano, e il Vangelo dice che ascoltando Gesù le persone rimanevano stupite e dicevano: da dove gli vengono tutte queste cose? In altri passi del Vangelo noi sappiamo che la gente usa anche altre parole, dice il popolo, ma lui parla come uno che ha autorità e non come i nostri scribi. E allora si capisce subito che la parola di Gesù è una parola diversa. Perfino le guardie del Tempio, quando i sacerdoti hanno mandato le guardie ad arrestare Gesù e tornano indietro senza averlo arrestato, vengono rimproverati dai sacerdoti che dicono: perché non lo avete portato qui? E il capitano delle guardie dice: nessuno ha mai parlato come parla quest'uomo. Evidentemente la parola di Gesù tocca il cuore degli uomini. Però sempre questo Vangelo di oggi ci dice che a un certo punto le persone che lo ascoltano, ci sono quelle che erano stupite, ma poi questo stupore si trasforma in una specie di rabbia, una specie di disprezzo. Ma questo è il figlio del falegname, cosa vuole da noi? Cioè, prima hanno capito che la parola di Gesù è una parola meravigliosa che apre il cuore, però poi capiscono che questa parola è anche impegnativa e decidono di non ascoltarla. Vedete, davanti alla parola di Gesù si può decidere. E Gesù dice che un profeta non è mai accettato nella sua patria e infatti nella sua Nazareth non è stato ascoltato. E questo che cosa ha a che fare con i catecumeni e anche con noi? Il catecumeno è quello che deve scegliere di quale parola fidarsi: fidarsi della parola di Gesù o fidarsi delle altre parole che ci sono nel mondo. Oggi di parole nel mondo ce ne sono tantissime e anche per noi oggi il messaggio è sempre lo stesso. Di quale parola noi ci vogliamo fidare? Della parola di Gesù, che ci rinnova e ci trasforma interiormente, o delle parole del mondo che ci vogliono fare mettere nella stessa condizione del serpente dell'inizio, che ci tenta, ma poi non ci dà nulla, anzi ci abbandona alla nostra disgrazia.